Bene, noi siamo in compagnia di Don Tonino Cetrangolo perché c'è un articolo all'interno del mensile Piros che interessa anche la Chiesa e noi di Scadio stiamo parlando comunque del Comune di San Giovanni a Piro. Intanto vediamo che cosa viene posto in evidenza sul mensile Piros per quanto riguarda questa nuova edizione, le voci di Equinozio, questo è il titolo centrale. Poi c'è l'intervista a Dario Vassallo e anche c'è anche un articolo dedicato al personaggio, a Billy Joel in vacanza a Scadio. Sulle pagine interne, fuochi abusivi. Ecco qui l'articolo che interessa anche Don Tonino, la denuncia di un cittadino. Tutti ricorderanno l'incendio di Bosco nello scorso anno in occasione dei festeggiamenti di San Rocco. In quell'occasione Piros si schierò contro l'uso indiscriminato dei fuochi pirotecnici, specie se collegati alla devozione verso un santo. In quei giorni ricevemmo una chiamata di encomio da parte di un cittadino di Scario, Nicola Selvaggio, che da anni si prodiga contro l'accensione abusiva dei fuochi pirotecnici. Anche quest'anno, come riportato nella lettera inviata al giornale, sembrerebbe che si siano verificate delle accensioni non autorizzate. Ciò ha spinto Selvaggio a scriverci per dare notizia della sua denuncia e nel tentativo di contrastare il fenomeno dell'accensione abusiva illegittima, ovvero illegale, di fuochi d'artificio per motivi di sicurezza delle persone e degli animali. Negli ultimi anni, continua Selvaggio nella missiva, le cose sono alquanto peggiorate, al punto che durante l'estate scorsa, per ben 5 mattine alle 7, la popolazione di Scario è stata disturbata nel sonno o nello svolgere le proprie attività dalla violenta esplosione di alcuni colpi di mortaio di fuochi non autorizzati. Dei fatti di cui sopra il nostro concittadino ha reso edotti le autorità competenti. Allora, qua si parla. Ci sono due concetti, secondo me due. Uno è che si abusa troppo dei fuochi in occasione dei festeggiamenti al Santo Patrono e considerando che si parla tanto di spreco, di tagli alle Certo. spese, insomma sarebbe opportuno ridurre questi costi e la Chiesa, se ricordo bene, ha fatto proprio un regolamento, insomma, Sì. in cui invita i comitati a investire questi fondi magari anche per azioni di beneficenza. E poi l'altra notizia è che da anni c'è questo cittadino di Scario che segnala anche ai carabinieri di questi fuochi abusivi che verrebbero fatti in occasione dei festeggiamenti a Sì. Scario. Allora, iniziamo dai fuochi eccessivi durante le feste patronali. Ah In sì, alcuni io. casi effettivamente è Sì. esagerato. Sì, nel territorio io penso che anche gli ascoltatori sanno che Scario non eccelle per spettacoli pirotecnici e io per primo sono d'accordo sul ridurre gli sprechi, tant'è che mi sono circondato di un'equipe di collaboratori del comitato festa che sono su questa linea del ridurre gli sprechi. Intanto sono poche centinaia di euro, se vogliamo dire, quello che spariamo. Quindi è un po'. Poi il fatto dei permessi, il comune ha acquisito, intanto c'è un'indagine in corso perché io devo comunque rispondere, anche se sono notiziole così che sembrano limitate, ma c'è un'indagine del procuratore perché le denunce sono state fatte a 105 anche alla procura e quindi rispondiamo, ma mi interroga per conto del procuratore il comandante del comune Carmelo Fasano che ha tutti gli atti acquisiti in regola. Voglio dire, sì, non bisogna fare sprechi. Io sono per ridurre gli sprechi, ma non mi risulta che la popolazione, nessun altro oltre questo cittadino, forse la sorella, ecco, abbiano fatto denunce anche a livello formale. Sì, ci lamentiamo qualche volta che si potrebbe addirittura eliminare questo, ma sappiamo che nel nostro territorio ci sono un po' di città dove c'è uno spreco di queste cose, ma non è certamente il caso di Scario. E dato che quest'anno voi avete anche pubblicato, e vi ringrazio, questo musical, La speranza vincerà, in cui portiamo, ecco, la Laudato Si' di Papa Francesco sulla custodia del creato. Immaginate se non mi trovate d'accordo con la linea della tutela dell'ambiente, dell'uomo, degli animali, per cui veramente a Scario l'aspetto dei fuochi pirotecnici, parlo a persone che mi ascoltano, è ridotto al minimo rispetto al territorio, ecco, mi sembra eccessivo. Ecco, però dobbiamo dire che da sempre campane, festa, fuochi,
anche già dalle prime ore del mattino ci sono sempre stati, insomma, io Noi ricordo. l'abbiamo evitato proprio esplicitamente negli scorsi anni. Certo ci sono anche dei devoti che sparano senza permesso in giro, ci sono state ultimamente anche delle notazioni, però non riguardano i comitati festa autorizzati dal parroco e quindi che chiedono i permessi. Poi voglio dire, in tutti i territori può capitare in tutto il territorio qualche incidente, ma questo è un po' responsabilità anche di chi è preposto al Controllo. controllo, no, parlo proprio di chi prepara, ma non è un fatto di scario, perché la confezione dei fuochi a scario è una confezione limitata a poche centinaia di euro, quindi non è eccessiva. Abbiamo altre eccellenze, abbiamo l'eccellenza dell'equinozio, del turismo, della bellezza del territorio, delle proposte che la Chiesa fa anche durante i periodi estivi, attraverso, però questo dei fuochi, diciamo che poi le feste di Scario, la pietà popolare vuole anche un po', di un segno di festa. E io certe volte, per evitare, ecco, il malumore che si genera, l'ho visto anche negli altri anni, durante l'anno se uno non spara proprio c'è un malumore, ho detto. Vabbè, facciamo un segno di festa, ma veramente in maniera molto limitata. A proposito di festa e di atmosfere, di festeggiamenti, si continua a Scario l'iniziativa di far suonare le campane a festa ad ogni nascita, alla nascita di un bambino? Antonietta, lì vorrei disturbare di più, perché purtroppo il territorio si spopola. Noi abbiamo preso questa iniziativa anche perché avviene di tanto in tanto, raramente. Quando c'è una nascita, suoniamo per 2 minuti una campana a festa. E poi in ore possibili, voglio dire, non la mattina Certo. prestissimo, la sera tardissimo. Però purtroppo il territorio si spopola. In riferimento a questo articolo anche, magari ci fosse più festa e più gente, perché io ho visto anche, si prepara anche la comunione agli ammalati. Quando sono arrivato 8 anni fa a Scario, c'erano 8 ammalati a cui io portavo la comunione. Oggi vado a vedere, sono 23, e di questi almeno 15 erano persone che fino a qualche anno fa, l'anno scorso, frequentavano, erano abili. Adesso si allettano. 8 giovani che da 10 anni sono diventati 18 anni, che anche animavano la realtà parrocchiale, vanno all'università o cercano lavoro, non c'è un ricambio generazionale. Questo sì che è preoccupante, cioè questi sì che sono temi da trattare, come avviare un processo virtuoso di ripopolamento, non so, o almeno di lavoro produttivo che impedisca ai cervelli di fuggire fuori. E questo sì è preoccupante, perché il territorio si va spopolando. Se ci mettiamo a fare questioni su cose secondarie e non creiamo delle alleanze educative, propositive, credo che non siamo in una linea oggi di proposta alternativa al territorio. Bene, noi ringraziamo Don Grazie a voi. Antonino per averci detto la sua.